L'elemento di fierezza è nell'essere andati oltre il voto di appartenenza dello schieramento, con un consenso che è arrivato anche da dove De Martinis non lo aspettava. Il neopresidente della provincia di Pescara, sindaco di Montesilvano, ha commentato il successo conseguito alle elezioni provinciali del 18 dicembre, annunciando che dopo le feste avvierà un tour ricognitivo in tutti i comuni per prendere visione della situazione, soprattutto delle scuole e delle strade. È una vittoria che è più larga di quella che pensavo, è più larga e mi fa piacere sia più larga, perché vuol dire che anche il polo civico abbia guardato la mia persona come presidente che possa rappresentarla, e quindi questo rende ancora più importante la vittoria. Certo è che per quello che riguarda il centrodestra siamo andati tutti compatti sulla mia persona, e questo mi fa oltremodo piacere, perché non c'è stata nessuna defezione, vuol dire che il centrodestra è saldo, forte e vuole essere protagonista anche in provincia. Lei è sindaco di una città importante che le dà anche visibilità, a differenza forse del candidato dell'altra coalizione. Questo le è servito anche in termini di popolarità, per quanto non sia un voto popolare? Ma presumo di sì, sicuramente una grande città rispetto a un piccolo comune dà più visibilità, come diceva, ma non è un elemento che possa dare una certezza. Si legge di questa scarsa presenza femminile, lei ovviamente avrà da fare i conti anche con questo nella composizione della giunta, ma più in generale, perché ci sono così poche donne? Ma in realtà delle donne nelle liste c'erano, il fatto che non siano state votate poi non è a me, non sta a me dirlo. Sicuramente daremo il giusto valore alla donna che è stata eletta, ma guarderemo con la giusta considerazione anche le altre donne che erano presenti nelle liste, al fine di coinvolgerle nell'azione, insomma, amministrativa provinciale. Ritengo che comunque, nonostante le difficoltà del momento, nonostante le difficoltà che la provincia ha, il presidente Zaffiri, il presidente uscente, abbia fatto bene. Sicuramente ripartire da lì, subito dopo le feste io farò un giro su tutti i comuni del territorio, al fine di ragionare con i sindaci e con le amministrazioni le esigenze del territorio. E la stessa cosa farò per quello che riguarda le scuole, che sono assolutamente una priorità.